Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo Io Risparmio, come ogni mese, solito appuntamento con gli aggiornamenti dei miei investimenti del mese precedente. Per cui andiamo a parlare di settembre, tantissime novità che andiamo a vedere durante il video, per cui non mancate di arrivare fino alla fine perché ce ne sono tantissime cose nuove, tanta carne a fuoco. Ho abbandonato quasi completamente una piattaforma, ho spostato quasi tutto su un'altra piattaforma e vi spiego perché. E poi ho anche creato dei portafogli nuovi in cui andremo a vedere cosa ho fatto e perché. Tra l'altro volevo ricordare che per due portafogli di questi qua che andrò a illustrare oggi, ho creato anche due articoli sul mio blog www.risparmioinvesto.com in cui vado ad andare ad analizzare i motivi e anche le percentuali per le quali sono andato ad allocare alcuni asset in un determinato modo. Sono due portafogli per i quali ho fatto gli articoli, quello sui REITs e quello sugli ETF. Però non perdiamo altro tempo, andiamo subito al PC, andiamo a vedere quali sono le operazioni che ho fatto e come vanno i grafici dei miei investimenti. Allora partiamo da Cryptalia col peer-to-peer lending, anzi col peer-to-business lending, al quale ho dedicato anche all'ultimo progetto un video dedicato. E che tra l'altro vado a mostrare, ha già raggiunto il minimo obiettivo per essere finanziato, 100.000 euro sui 150.000 necessari, Basic Consulting. E tra l'altro in questo progetto ho investito 55 euro. Nel video dedicato alla sponsorizzazione, diciamo, di questo progetto e dell'andare a far vedere perché ho voluto investire in questo progetto, tra l'altro i progetti di Capitalia sono molto sincero, mi piacciono tutti, si sono molto dedicati alle aziende piccole che vogliono crescere. Non ho mai trovato niente che non mi ha interessato, ne ho perso uno perché è andato via troppo veloce. Magari lo andrò a comprare nel mercato secondario perché Cryptalia è andata ad aggiungere il mercato secondario nella sua piattaforma che andiamo a vedere a breve in maniera molto veloce. Quali sono i progetti in cui sono andato a investire? Tutti a parte quello di cui vado a parlare a breve. Nell'ultimo Investment Academy International, del quale sono andato a investire 55 euro, come ho detto anche nel video precedente. Sarei andato a investire subito dopo e questa volta non me lo sono perso. Come dicevo prima, c'è anche il mercato secondario, che come possiamo vedere qui ci sono tutti i prestiti che posso andare ad acquistare, che sono stati messi in vendita, e tutti i prestiti che posso andare a vendere in questo momento. Non ho effettuato nessuna transazione. Nel momento in cui volessi andare ad acquistare un prestito, basta cliccare su dettagli e poi potrei andare a capire cosa sto andando a comprare e perché. Mentre se volessi andare a vendere un prestito, basterebbe cliccare qui. Andare a indicare qual è il prezzo di vendita, l'importo che voglio vendere e così via. E poi questo verrebbe messo sul mercato secondario. Se ad esempio volessi fare un profitto immediato di una parte di quel capitale, per cui magari invece di guadagnarci l'8% l'anno e aspettare tutta la durata del prestito, volessi guadagnare il 7%, magari, ma subito, potrei andare a fare questa operazione. Come possiamo andare a vedere dalla chart di Cryptalia, io sono andato a investire in questo nuovo investimento, 55 euro, che è andato a occupare il 13,5% del portafoglio totale. Gli investimenti sono sempre gli stessi, Giubbe Rosse 12,28%, Nannini 12,28%, Villa Govotti 12,28%. Poi i bonus di questo mese sono stati 21 euro, vi ringrazio per chi è andato a investire col mio codice affiliato, questi soldi li ho ricevuti grazie a voi. iZone un 19,64%, Biogest 24,87% e appunto Investment Academy 13,5%. Per un totale di 3,84%, che è andato a variare, in realtà non è salito, è andato a scendere, ma spiego anche perché. Perché, come si può vedere da questa schermata, non c'è più eToro. Ho fatto dei post e anche un video dedicato a questo. Sono momentaneamente uscito da eToro perché la gente mi veniva a copiare e non volevo che in questo periodo venisse a copiarmi perché non mi sento ancora la responsabilità di voler portare la responsabilità sulle spalle di avere gente che mi copia. Per cui ho preferito stoppare un attimo i miei investimenti su questa piattaforma per un termine di 6 mesi, poi andrò a riniziare, diciamo fra un 6 mesi circa, con dei piani di accumulo come ho fatto in precedenza e questa volta solo con ETF, perché è un po' la mia strategia che voglio usare questa piattaforma, però in questo momento voglio dedicare più denaro al trading 212 che sta crescendo, portarlo a 10.000 dollari, anzi 10.000 euro, siamo già a metà, per cui siamo a buon punto. E adesso andiamo a vedere cosa ho fatto e poi andare a rientrare ad eToro e appunto ricominciare il mio piano di accumulo, il pack su due ETF più una copia, un amico che menziono che è Domenico di Vivere Dividendi, ma perché? Per altri motivi che vedremo quando andrò a rientrare in eToro.
Andiamo a vedere trading 212, andiamo a vedere subito. Cambiato, cosa è cambiato? Ho messo i tre portafogli, diciamo come sono diversificati, e poi andiamo a vedere i portafogli proprio sulla piattaforma per capire un attimino quali aziende, quali REITs, quali ETF sono andate ad aggiungere. L'azionario, il portafoglio totale azionario è il 59% dei miei 5.114 euro, un 21% è in REITs e un 20% in ETF. Per cui andiamo ad avere un asset totale di 5.114 su 13.112 e ovviamente, come sempre, la mia liquidità totale, che è il fondo di emergenza, è al 48% con 5.080 euro. Ultimo versamento fatto proprio oggi, giorno in cui sto registrando il video, 30 settembre 2020. Per cui abbiamo un 47.92% di fondo di emergenza, un 48.24% investito in azionario e un 3.84% investito in Cryptalia. Andiamo a vedere i portafogli di trading 212. Prima di tutto andiamo a vedere il portafoglio totale, che al momento mi sta rendendo un 2.89%. La giornata dei mercati americani ancora non si è aperta, si aprirà fra due ore e mezzo. Però questo portafoglio, rispetto a quello di Toro, che è andato a perdere un 8,5-9% abbondante nel mese di settembre, magari poi ve lo faccio vedere, qui sono riuscito molto a limare le perdite, era un 5% più o meno a inizio settembre, siamo a un 2.88-2.89%, sono molto felice, ho fatto delle operazioni più oculate magari da questo punto di vista, e questo è il rendimento che mi sta dando in questo momento. Tra l'altro ricordo che chi volesse iscriversi su eToro o su Trading 212 potrebbe farlo con i link affiliati qui sotto, a voi non costa niente. Su eToro io ricevo un gettone, su Trading 212 tutti e due andiamo a ricevere un'azione in omaggio del valore massimo di 100 euro, potrebbe essere di 1 euro come di 100, però diciamo, se la regalano, perché andarsi ad incavolare? Andiamo a vedere le PIES, le tre PIES, i Dividend REITs, gli ETF e il portafoglio azionario. Partiamo dal Dividend REITs, portafoglio che dovrebbe renderci, basato sui 5 anni precedenti, un 15.66%. Queste sono le varie percentuali e le aziende in cui sono andato a investire. Ricordo che di questo portafoglio ho fatto anche un articolo sul mio blog www.risparmioinvesto.com. 14% investito in Main Street Capital, 13% su LCT Properties, Stag Industrial e National Retail Properties, un 12% su Realty Income e Store Capital e anche Innovative Industrial Properties e un 11% su Avalon Bay Communities. Cosa fanno questi REITs? Non lo dico perché lo trovate nell'articolo, altrimenti che scrivo a fare? Invece, per quanto riguarda il portafoglio ETF, anche qui ho fatto un articolo che è già uscito. Un portafoglio che è basato sullo storico dei 5 anni precedenti dovrebbe andarmi a dare quasi un 18% di rendimento anno, 17.79%. Come è impostato in questo momento? Un 23% è la share Global Clean Energy, un 22% è il VUSA, il Vanguard Standard & Poor's 500, un 20% è l'ESPO, il VanEck Vectors Video Gaming and Esports, un 20% è un iShare sul Momentum americano, quindi solo statunitense, col ticker YUMO, e invece poi ho aggiunto un 15% di Vanguard FTSE All World High Dividend Yield. Queste sono le percentuali al momento, nel blog vado a spiegare che sono per un periodo di tempo ben definito, poi il rendimento di questo portafoglio lo voglio spostare ad essere più conservativo, intorno al 13-14% anno, aumentando alcuni ETF e riducendo gli altri a percentuali che sono spiegate nel mio articolo. Per cui non perderti l'articolo. Ultimo portafoglio, quello azionario, che dovrebbe rendermi teoricamente, basato sul storico precedente, un 38% abbondante anno. Qui le aziende sono 21, non ho detto prima, nel REITs sono 5 posizioni, nell'ETF sono 5 posizioni, nell'azionario sono 21. Ho dato maggiore peso alle aziende su cui mi voglio andare a orientare in futuro e queste percentuali andranno ad essere ancora più preponderanti nel futuro, per cui darò più spazio alle aziende più conservative in futuro, quelle del Dow Jones, quelle con meno volatilità, perché ovviamente sono vecchio e questo devo fare. Per cui Pepsi e Walmart, Adyen mi sta dando delle forti soddisfazioni, ma poi andiamo a vedere anche le percentuali di queste aziende, perché faccio vedere anche i rendimenti che stanno dando singolarmente i vari asset. Poi Johnson & Johnson, AMD, Berkshire, Nvidia, Bank of Nova Scotia, del quale ho fatto anche un'analisi video, che magari lascio qui da qualche parte nel video. Target, Intel, AMD le ho messe tutte e due per vari motivi, poi magari ci farò un video a proposito. Starbucks, l'azione che mi è stata regalata
e ho andato un po' a guardare, mi piace tantissimo come la sua situazione, per cui l'ho aggiunta in pianta stabile, non ci doveva essere, dovevano essere 20 aziende, ma l'ho messa pure. Union Pacific, ci ho fatto un video e un articolo in proposito, Walt Disney, Microsoft, Salesforce e poi via via tutte le altre. Andiamo a vedere chi mi sta dando soddisfazione. Per quanto riguarda il portafoglio di Dividend REITs, al momento sono tutti in positivo. Diciamo dei rendimenti che vanno dal 3,49% fino allo 0,05% di Avalon Bay, comunque tutte aziende che stanno in positivo, con un rendimento totale del mio portafoglio di Dividend REITs che è al 2,25%. Il portafoglio ETF sta dando un rendimento di circa 4,89%, e le aziende che stanno dando il profitto maggiore ovviamente sono la Shell Global Clean Energy e poi il Vanectors Video Gaming. Il FTSE All High Dividend l'ho aggiunto da pochissimo, per cui non mi aspettavo dei rendimenti ovviamente in questo periodo, però tutti gli ETF stanno andando benissimo. Azionario, qui le aziende mi stanno dando quasi tutte buone soddisfazioni, alcune sono negativo, però nel complesso il portafoglio mi sta dando un 2,46% di rendimento da quando l'ho creato. Le aziende che stanno rendendo di più sono ovviamente quelle Zoom, 13%. Poi abbiamo anche Fiverr con quasi 18%, 17,67%. Intel e Target, uno il 4,26% e l'altro il 5,16%. Nvidia quasi un 7%, AMD un 5,3%, Adyen quasi un 7% e così via. Diciamo che sono molto soddisfatto di come ho impostato il portafoglio. Non è il portafoglio perfetto, nessuno di questi tre portafogli sarà il portafoglio perfetto, ma è quello che mi si addice più alla mia personalità. Ultima cosa, andiamo a vedere come sono andato a chiudere il toro questo mese, un meno 9,16%. In ogni caso è un portafoglio che sta chiudendo l'anno un più 2,89%, ma se non avessi fatto qualche errore di valutazione dovrei essere intorno al meno 5%. Diciamo che appunto ho perso 4 punti percentuali così ad cazzum. Bene, anche per oggi è tutto. Spero che questo video sia stato di tuo interesse e ovviamente fammi sapere le tue impressioni rispetto ai portafogli che ho creato anche con l'auto-investing di Trend 212, che mi permette di autocaricare il conto, auto-investire e auto-bilanciare il conto, cosa che riduce tantissimo la parte psicologica dell'investimento. Se il video è stato di tuo gradimento non ti costa niente cliccare il pollice in su senza distruggere la tastiera. Se sei nuovo e passi da qui, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!